Signori, ben ritrovati. Ben ritrovati sul canale YouTube. Non posso fare altro che essere felice e contento. Poi due paroline ovviamente le spenderemo, ma oggi siamo qua per l'analisi di un altro calciatore, cioè Filip Kostić. Dato che vi sono piaciute quelle su Firmino e Werner, e dato che ci sono delle novità nell'aria, dato che la Juventus è pronta a formulare un'offerta in tempi brevi, brevissimi, per portare Kostić a Torino e farlo già giocare titolare col Sassuolo per via della squalifica di Ken, dell'infortunio di Chiesa, insomma, davanti numericamente non siamo proprio al top, non siamo proprio al massimo, e si cerca un calciatore pronto già per scendere in campo. Oggi andiamo a fare l'analisi tecnico-tattica di quello che è un calciatore associato alla Juventus, accostato alla Juventus da tanti tanti giorni, ma proprio ora sembra andare la Juventus verso la conclusione della telenovela, quindi si prende o non si prende, lo impariamo proprio ora, perché l'idea appunto della dirigenza e farlo avere ad Allegri a disposizione già dall'inizio della prossima settimana, per garantirgli appunto almeno 7 giorni di tempo per preparare la partita contro i neroverdi. Io direi che possiamo cambiare subito schermata, come al solito qui sotto in descrizione c'è il link per partecipare a un fantacalcio in inglese, Serie A Fantasy, una struttura a leghe in cui andate a comprare i vostri calciatori preferiti, tra cui magari quelli della Juventus e magari proprio Filip Kostić nel caso dovesse arrivare, e vincere ogni giorno tantissimi premi come le maglie della Juventus o comunque della vostra squadra del cuore in palio ad ogni turno, e alla fine anche dei maxi premi che vedete come la PS5, un MacBook, gli smartwatch. Insomma, vi consiglio assolutamente di partecipare, a dare un'occhiata. Il link lo trovate qui sotto in descrizione. E dato che di maglie stiamo parlando, non posso non citare questo video, e devo veramente ringraziarvi per l'affetto. Ho caricato questo video alle 7 di mattina e abbiamo già superato quota 20.000 visualizzazioni, abbiamo abbattuto il muro dei 2.000 like e ci sono tantissimi commenti che mi fanno molto, molto piacere. Credo che sia stata a mani basse l'esperienza più gratificante da quando faccio YouTube, perché ne ho fatte tante, ho incontrato tanti calciatori, ho viaggiato anche con la Juventus, ho parlato con chi ha fatto la storia di questo club, ma ricevere in dono una maglia da uno di loro è stato, uno dei nostri ragazzi, veramente qualcosa che mi ha fatto scoppiare la testa. E vi chiedo di lasciare un mi piace e di condividere anche questo contenuto, o nel caso non abbiate ancora visto questa cosa qui, vi lascio comunque il link qui sopra nelle schede. Iniziamo? Assolutamente sì. E quindi Filip Kostić, analisi del profilo. Chi è Filip Kostić? Può tornarci utile in questa stagione? Nazionale serbo, quindi anche con nazionale di Dusan Vlahovic, nato il 1 novembre 1992, ha vinto l'ultima edizione della UEFA Europa League in finale contro Aaron Ramsey. Ricorderete tutti tra l'altro il rigore sbagliato da Ramsey, quindi uno esce, uno entra magari eventualmente. Calciatore mancino, alto 1,84 m, io pensavo fosse più basso, invece Wikipedia mi ha confermato un'altezza abbastanza elevata per un giocatore che gioca in un ruolo in cui solitamente ci possono essere anche dei centimetri di meno, quindi giocatore anche fisico, fisicato. Ma perché si parla di Kostić? Qualcuno qua sorriderà, perché Kostić inizia a essere accostato alla Juventus ben prima dell'inizio del calciomercato estivo. A Torino consideravano il profilo interessante, ma non hanno mai definitivamente affondato il colpo. Invece oggi, 5 agosto 2022, la Juventus è pronta ad affondare davvero il colpo, scusate la ripetizione, e chiudere l'operazione. Già ieri si mormorava di Kostić, io ieri appunto ero a Villar Perosa e quindi non ho avuto modo di fare il contenuto. Invece il giorno prima avevo parlato insieme a Giovanni Albanese, che poi ieri ho rincontrato a Villar Perosa, della necessità della Juventus di fare 2 acquisti il prima possibile, e ovviamente appena esce Arthur poi si parla pure di Paredes a centrocampo. Perché questa immagine? Ricorderete tutti il video di Kostić dal barbiere, dove gli chiedevano la sua prossima squadra, dove un suo compagno di squadra rispondeva Juventus e lui rideva sotto i baffi. Magari ancora una volta il calciomercato di Barbieri può tornare utile alla Juventus dopo Pogba, pure per questo motivo qua. Tra l'altro l'altro giorno ho visto un video di Di Marzio dal parrucchiere, e il barbiere di Di Marzio diceva a Di Marzio che Bremer e Dybala sarebbero andati all'Inter, quindi veramente complimenti al barbiere di Di Marzio. È sempre quello che dico, cioè, perché fingersi qualcosa che non si è? Cioè, c'hai Di Marzio che si taglia i capelli da te e sei tu che vuoi dare le notizie a Di Marzio. Beh, questa cosa mi fa sempre ridere. Poi infatti la bella figura, no, del barbiere di Marzio. Speriamo che il barbiere di Kostić possa invece essere una fonte attendibile come l'è stata quella di Pogba. Ricorderete tutti la simpatica vicenda. Andiamo avanti. Ruolo, dati, infortuni, costo di Kostić.
la Juventus, quindi dove ficcare Kostić all'interno della squadra, e la fattibilità. Dividiamo come sempre in 6 punti per cercare di avere un prodotto più ordinato possibile. Quindi ruolo, quale posizione occupa, qua lo vediamo con l'Europa League in mano festeggiare nella finale di Siviglia del 2022. Allora, ruolo naturale centrocampista di sinistra, quindi l'esterno classico del 4-4-2 o l'esterno del 3-5-2. Altro ruolo, ala sinistra e ala destra. Io guardo qua l'heatmap, è terrificante l'heatmap di Kostić. Ha una piccola porzione a destra, e cioè la bandierina, quindi quando batte i corner o quando va a ricevere un corner da destra, e quindi a rientrare. E il punto è che questa è la season heatmap della Bundesliga. Guardate la presenza di rosso, cioè Kostić pesta alla linea. Quando si dice un esterno che pesta la linea, non è un calciatore che viene a giocare dentro il campo, difficilmente lo vediamo in zona centrale, quasi mai, infatti vediamo che c'è del giallo, nemmeno dell'arancio, però quante volte fa su e giù da quella fascia, e poi gli angoli li batte da tutte e due le posizioni, quindi un calciatore buono tecnicamente anche a calciare, ma un calciatore soprattutto che ragiona tantissimo nel cercare di saltare l'uomo, creare superiorità numerica e servire gli assist ai compagni. Ora io l'azzardo, magari poi Kostić potrebbe addirittura essere provato come terzino sinistro, perché leggiamo cosa dice Wikipedia, di piede mancino, ha iniziato la propria carriera come ala sinistra per poi venire spostato nel ruolo di esterno a centrocampo a tutta fascia durante la sua militanza appunto nell'Eintracht di Francoforte. Dotato di corsa, fiato e fisicità, è più incisivo nella fase offensiva che in quella difensiva, risultando abile soprattutto nel fornire assist. Può giocare anche come ala destra. E quindi un terzino di spinta potrebbe essere utilizzato come terzino di spinta in determinate partite in cui c'è la necessità di martellare la fascia destra avversaria, e quindi immaginarsi magari quando tornerà Chiesa oppure con la presenza di Ken un doppio esterno a sinistra per cercare di sfondare un lato debole a destra degli avversari, potrebbe essere. Poi comunque guarderemo tante soluzioni diverse a livello tattico che ci potrebbe aprire Filip Kostić. I dati: presenze e rendimento per stagione con focus principale sull'ultima appena conclusa. E allora, è un titolare, titolarissimo. A differenza di Firmino e di Werner, che abbiamo visto nelle slide precedenti, questo veramente è stato un super titolare. Stiamo parlando di 3.573 minuti, anche nella Juventus sarebbe uno dei giocatori che ha giocato più minuti in assoluto nella passata stagione. Bundesliga, non fatevi ingannare da 31, non sono 38 le partite totali, perché non è un campionato a 20 squadre, bensì a 18, quindi sono 34, se ben ricordo, le partite totali. 4 gol, 9 assist, 2 cartellini gialli, 2.500 minuti disputati, e poi in Europa League 11 partite giocate. E qua vi dà la dimensione dell'impatto che ha avuto Kostić all'interno del trionfo europeo dell'Eintracht, perché 11 partite, quindi bene o male tutte, 3 gol e 6 assist. Direi per niente male, decisamente non male. Poi vi metto un po' di statistiche, qua ve le potete guardare tranquillamente, la tabella di Wikipedia completa, non cerco di andare nel dettaglio, vi dico solo che nell'ultima stagione ha giocato 43 partite appunto e ha segnato 7 reti, c'è una congruenza, un'incongruenza di 42-43 probabilmente, perché da una è stata conteggiata l'altra, no, magari per un discorso di minutaggio, però insomma questi sono i dati e li potete vedere, sono tutti qua. Io però voglio insistere sui dati di Kostić, voglio mostrarvi che tipo di calciatore è, quindi competizione tra Bundesliga, Eurodivisie ed Europa League, quindi i tre campionati, le tre competizioni, dato che l'Europa League non è un campionato, più impattanti della sua carriera. Guardate un attimo il numero degli assist, perché non stupisce tanto quello dei gol, ma gli assist. Ragazzi, 67 assist in Bundesliga, mica male. Decisamente mica male, calciatore che trova molto la possibilità di servire il compagno, il centro dell'area o l'inserimento di un altro giocatore, quindi rendimenti per squadra, rendimenti per competizione, voglio veramente mettervi in sovraimpressione il numero degli assist, perché stiamo parlando veramente di tanti, tanti numeri, stiamo parlando di ultimi passaggi che Kostić sicuramente sa fare bene, forse è la specialità della casa, dico forse perché io non l'ho mai visto giocare, l'ho visto giocare per la finale d'Europa League, ma non sapevo dell'interessamento della Juventus, non ho seguito il Francoforte in questa stagione, non lo conosco, ho guardato qualche video, mi sono documentato per fare questo video, però è ovvio che non ho una conoscenza a 360 gradi. Però quello che salta all'occhio veramente è la capacità e forse anche la facilità di Kostić di servire l'ultimo passaggio a un giocatore della propria squadra.
E vorrei passare anche al lato infortuni, che è qualcosa da tenere sempre in seria considerazione quando si parla di Juventus, a maggior ragione del fatto che Pogba starà fuori 5 settimane, e forse anche questa cosa ha accelerato la volontà della Juventus di andare su Kostic. E quindi tende spesso a fermarsi? No. No. Sotto questo punto di vista non posso veramente dire niente, e sono contento, perché anche su Firmino una delle grandi perplessità forse era legato a questo. Anche lo stesso Paredes, dovesse arrivare Paredes faremo la stessa scheda, su Pogba lo sapevamo, su Dybala abbiamo fatto delle analisi, lo stesso Chiellini era uno che rimaneva fuori tanto, Kostic no, Kostic è uno che bene o male c'è sempre. Faccio un rapido conto: 3-7-2-9, dal 2019-2020 ha saltato 9 partite con l'Eintracht, di cui una per coronavirus, una per influenza. Io leggo rottura del legamento collaterale mediale, fuori 38 giorni, 4 partite, è stato il massimo di infortunio che ha avuto. Tra l'altro mi sembrano poche 4 partite e 38 giorni, quindi non lo so, però bene o male stiamo parlando di un giocatore sano, nonostante i 30 anni, un giocatore che fisicamente sta bene, e questa è una gran bella notizia per la Juventus, eventualmente dovesse arrivare Kostic. E quindi scusatemi il gioco di parole, ma il costo di Kostic bisogna assolutamente valutare, cartellino e stipendio. Contratto in scadenza al 30 giugno 2023, occasionissimo di mercato, lo sapete quando si tratta di queste cose, dato che a gennaio può firmare gratis con chiunque. Il valore attuale del cartellino non è troppo elevato, secondo Transfer Market è di 24 milioni di euro. Considerando la scadenza ravvicinata e i 30 anni di età, quindi non più giovanissimo, e mi aspetto anche un'offerta bianconera più bassa rispetto a questi 24 milioni. Ad aprile 2022, secondo 888sport.it, lo stipendio di Kostic risulta essere circa 2 milioni di euro a stagione. La Juventus può pareggiare l'offerta di 2 milioni, forse addirittura può aumentarla, come vedremo poi, e risparmiare addirittura sull'ordo grazie al decreto crescita, dato che ha giocato fuori dall'Italia nelle ultime due stagioni. Operazione sotto il punto di vista economico decisamente fattibilissima. E quindi Juventus e Kostic, dove giocherebbe la Juve? Guardiamoci un attimo. La Juventus è alla ricerca di un vice Vlahovic e di un esterno che possa giocare a destra o a sinistra in un 4-3-3. Poi ovviamente se esce Arthur, se esce Rugani, anche di un centrocampista e di un difensore, ma quello è finalizzato alle uscite. Ad oggi siamo scoperti d'attacco, abbiamo bisogno di altri due giocatori che possano sostituire numericamente Bernardeschi e Morata, che sono usciti e non sono stati sostituiti. Se consideriamo Di Maria l'erede di Dybala, mancano due giocatori davanti. Kostic copre tutta la fascia sinistra e quindi può benissimo giocare come ala opposta di Maria nel 4-3-3. Allegri potrebbe attuare quindi una scalata opposta rispetto a quella che abbiamo sempre visto, dove l'ala sinistra scende verso il centrocampo allargando il mediano di destra e lasciando appunto Di Maria alto di fianco a Vlahovic per garantirgli anche meno copertura in fase di non possesso. In emergenza poi Kostic, come abbiamo visto, potrebbe giocare pure a destra nel tridente. Ma non solo, perché diciamo difesa 3, Kostic apre concretamente la possibilità di vedere un 4-2-3-1 o 4-4-2, chiamatelo come volete, e addirittura di giocare con una difesa 3. Quindi è un acquisto a tutte le intelligenze e intelligente in attesa di Chiesa e di Pogba. Perché? Perché me lo immagino, no? Quando tornerà Pogba, la Juve che potrebbe scendere in campo con questa disposizione, perché Kostic lì si trova veramente a suo agio, che è un po' il discorso che si faceva per Perisic, no? Quando era venuto fuori il nome di Perisic. Alla Juve manca un giocatore a sinistra, manca tantissimo, manca un giocatore mancino, manca un giocatore che possa prendere la posizione di Chiesa finché non torna, manca un esterno sinistro, manca un esterno mancino, manca un giocatore che va a prendere quella posizione in campo. E Kostic potrebbe assolutamente essere quel nome. Io insisterò fino alla morte, ci serve un giocatore in quella posizione. Kostic può essere il nome? A quanto pare sì. Poi bisogna vedere la fattibilità del giocatore all'interno della Juventus, però sulla carta l'acquisto di Kostic ti apre queste possibilità. 3-5-2 oppure 4-2-3-1 con magari Di Maria al centro del gioco quando tornerà a Chiesa, poi Chiesa sull'altra parte. Qua penalizza probabilmente un po' Pogba, però poi la Juventus potrebbe semplicemente coprirsi come piace ad Allegri, quindi con il 4-4-2. Oppure il 4-3-3 di cui parlavamo prima, con Kostic a sinistra, Di Maria a destra, e in questo caso si allargherebbe un po' di Zaccaria come faceva eventualmente Matuidi, ma dall'altra parte. Quindi mi sembra anche un ragionamento abbastanza fatto bene. Ci sta, dovrebbe cambiare una piccola cosa Allegri sotto la fase di non possesso, ma niente stravolgimenti incredibili. Non l'ha mai fatto, però con Kostic potrebbe iniziare a farlo, perché avrebbe un giocatore diverso rispetto agli altri che abbiamo sempre avuto in passato. E quindi fattibilità di Kostic. Arriva davvero?
In attesa dell'offerta ufficiale, sappiamo che Kostic graderebbe la Juventus. Tra l'altro, apro piccola parentesi, stasera, quanto ho capito, il Francoforte gioca contro il Bayern Monaco. E quindi Kostic contro De Ligt. Dovesse esserci la spinta della Juventus, magari avremo un Kostic che nemmeno scenderà in campo questa sera, non lo so, la butto lì, eh. Poi è un per parlare, magari poi scende in campo e non succede niente. Il West Ham era avanti per il ragazzo e a quanto pare, uso sempre il beneficio del dubbio, la trattativa si è bloccata proprio grazie all'interessamento alla vecchia signora. Mi ricorda un po' quello che è accaduto con Bremer, no? La Juventus entra decisa sul giocatore quando decide che è ora di prenderlo, e tutto quello di cui si era parlato in precedenza con l'Inter diventa antiquato, diventa antico. Stessa cosa a West Ham. E quindi, considerando un quadriennale da 2,5 milioni netti e con l'utilizzo del decreto crescita, quali cifre otteniamo? Io dico 18 milioni per il cartellino, perché è più basso dei 24 ed è leggermente più alta dei 15 di cui si parlava un tempo, ma soprattutto perché a quanto pare il West Ham avrebbe offerto 20 milioni di euro circa comprensivi di bonus, che tra l'altro il Francoforte avrebbe addirittura ritenuto basso come offerta. Secondo me alta, perché è un giocatore di 30 anni, è un giocatore in scadenza, è un giocatore che non ha intenzione di rinnovare, ma ha intenzione di andare. Quindi probabilmente 20 milioni di euro sono tanti, e un conto è una squadra inglese dove sappiamo che gli introiti sono più elevati, un conto è la Juventus, una squadra italiana, che quelle cifre probabilmente per un calciatore di 30 anni e in scadenza di contratto non le vuole spendere. Adesso usiamo 18, ma potrebbe non essere 18 per fare dei conti, quindi 18 milioni in 4 anni, mi immagino un quadriennale di ammortamento, sono 4,5 a stagione, 18 diviso 4, 4,5, 18 diviso 2, 9, diviso 2 ancora 4,5. Facciamo 2 milioni e mezzo di euro netti a stagione, con decreto crescita sono circa 3,25 milioni di euro lordi a stagione, quello che la Juventus deve riconoscere a Kostic a livello di stipendio. Sommando questi due numeri che abbiamo ottenuto, Kostic costerebbe alla Juventus circa 7,75 milioni di euro a stagione dai 31 ai 34 anni. Si può anche aumentare l'ingaggio, non penso che sia un problema, perché il decreto crescita comunque ti permette di risparmiare sul lordo, possono essere anche magari 3 milioni di euro di ingaggio, non mi interessa. Io cercherei di abbassare invece la parte relativa al cartellino, che quella invece spinge un po' più su, visto l'ammortamento del cartellino, per le ragioni che abbiamo già espresso prima. Però poi stiamo parlando di un calciatore che ha vinto l'Europa League, che è titolare in questa squadra, che un'altra squadra ha offerto di più, è un calciatore che alla Juventus serve come pane, anche in fretta, perché lì siamo scoperti, soprattutto in vista Sassuolo. Quindi forse la Juventus, anche per queste cose, poi dovrà sborsare un po' di più, non lo so. Io ragiono su quelle che sono le informazioni e su quella che è la mia esperienza legata al mercato, vedendo le cifre che girano solitamente per profili di questo tipo, di calciatori in scadenza, di 30 anni, che vogliono andare via. Quindi non sono notizie, sono soltanto ragionamenti miei. Quindi, conclusioni e impressioni. Impressione, costo abbordabile per la Juve, col giocatore che spinge per il bianconero, e questo può voler dire tanto. A Torino serve un esterno sinistra e alla svelta. Giocherebbe già titolare col Sassuolo e permetterebbe a Chiesa di recuperare e alla svelta. Ok? No, alla svelta niente. C'è una svelta in più. Permetterebbe a Chiesa di recuperare. Partirebbe nell'11 titolare per cercare di guadagnarsi un posto anche per la seconda parte di stagione, perché poi torna a Chiesa e poi bisogna valutare. Però avere un'opzione in più è sempre meglio che avere un'opzione in meno. E dato che la Juve sembra orientata verso il 4-3-3, avere un giocatore in più che può giocare su quella porzione di campo diventa molto importante. E quindi conclusioni, spero più sui 15 che sui 20, ma si può chiudere in fretta. Che cosa ne penso del calciatore? Ribadisco, non ho mai visto una partita intera di questo ragazzo, quindi non so darvi ovviamente un giudizio definitivo. Credo che a costi contenuti la Juventus possa fare comunque una buona operazione per un calciatore dove siamo scoperti, che va a sostituire un calciatore che negli anni non ci ha mai fatto impazzire, cioè Federico Bernardeschi, che ha avuto dei numeri decisamente minori e a quanto pare ha avuto anche meno impatto rispetto a quello che è stato il percorso di Kostic in un campionato anche complicato, che è diventato complicato negli anni, come la Bundesliga. E quindi sembra un'operazione intelligente. Giocatore pronto, come piace ad Allegri, giocatore che potrebbe arrivare alla Juventus a costi contenuti, giocatore che potrebbe garantire alla Juventus più opzioni tattiche, ma soprattutto giocatore che va a togliere un po' le castagne dal fuoco alla Juve per quella posizione nella quale siamo veramente decisamente scoperti. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, fatemi sapere se Kostic l'avete già visto giocare durante l'anno, se ho dimenticato qualcosa, se secondo voi è fattibile e se sì, entro quando arriverà Kostic. Mi piacerebbe passare questo weekend a pensare di avere un nuovo calciatore, dato che poi domenica giochiamo con l'Atletico Madrid, l'amichevole a Tel Aviv,
e già da lunedì magari trovarsi Kostić a Torino pronto a fare le visite mediche, allenarsi con i compagni, scegliere il suo numero di maglia, che là al 10, ma qua al 10 è occupato da Pogba, quindi dovrà andare su qualcos'altro, pronto per scendere in campo con lo Sassuolo e magari decidere la prima partita